con i se e con i ma non si vincono le gare. Bisogna ripartire, lavorare meglio. Secondo me il metodo di lavoro ancora dobbiamo ancora ingranare un po' tra me e la squadra e capirci meglio per riuscire a non fare errori banali che secondo me ci hanno condizionato un po' nel fine settimana. Senti, fisicamente come va? Visto che hai fatto comunque un intervento durante l'inverno, ragguagliaci. Ah, fisicamente bene, ancora non riesco a correre a piedi, diciamo, non sono ancora al 100%, però in moto mi sento bene, quindi non ho scuse di sicuro. Adesso abbiamo ancora un test prima della prossima gara e credo che lì poi riusciremo a lavorare sugli errori fatti, sulle difficoltà trovate a Phillip Island per essere più equilibrati nel prossimo weekend di gare. Grazie Sylvain. Allora, grazie Marco Melandri. Sylvain Guintoli, complimenti innanzitutto, quindi per te il tuo secondo anno invece con l'Aprilia Superbike, come ti sei trovato in questo nuovo debutto di stagione? Adesso Phillip Island era per me un po' una sorpresa, no? Perché questo inverno ho fatto due interventi sulla spalla e veramente era un po' un disastro. Non hai potuto provare, chiaramente. No. Ma non ho fatto tanto prove questo inverno, sono andato a Phillip Island senza sapere se sono pronti, no? È subito vincere così è molto molto buono, molto buono. Anche perché Aprilia con il secondo posto di Marco alla gara 1, Aprilia ha preso e davanti per i costruttori e io sono davanti per il campionato piloti, adesso è molto positivo. Eh sì, davvero un ottimo esordio di stagione per Sylvain Guintoli, ricordiamo prima pole della stagione, vittoria e un secondo posto, quindi insomma voglio dire, veramente bene, complimenti, sei leader della classifica generale. Com'è cambiata la squadra rispetto allo scorso anno? Avete cambiato metodo di lavoro? No, per la mia parte non ha cambiato. Con Marco si conosce molto bene, no? da prima. E no, la squadra non ha cambiato. Tra l'altro voi condividete anche tutti e due i trascorsi nel Mondiale 250, tutti e due con l'Aprilia avete... Non mi ricordo, che anni tu hai fatto la 2000? 2002? No, io 2002 sono 500. Sì, non vi siete incontrati nello stesso anno, però avete fatto un po' lo stesso percorso. Sì, sempre il mismo paddock. Esatto, quindi il rapporto è buono, insomma, come siete nel... Marco, tu che dici? Come siete amici? Ma abbiamo un ottimo rapporto, abbiamo condiviso anche il container dove ci cambiavamo. No, l'importante è avere rispetto e collaborazione, comunque credo che la pista deve essere una cosa e al di fuori deve essere un'altra. Se c'è qualcosa che non va, l'importante è discuterne a quattro occhi e non... tramite i giornali, comunque gonfiano sempre tutto e fanno in modo che le polemiche crescano. Però no, abbiamo un ottimo rapporto, un ottimo metodo di lavoro con tutta Aprilia e abbiamo un obiettivo comune, ed è quello di migliorare sempre di più la moto per riuscire ad essere sempre più veloci. Giusto, quindi questo vi unisce insomma nell'obiettivo. Senti Marco, tra l'altro tu hai avuto poi un primato, ti porto indietro di tanti anni perché ne avevi neanche 16 anni quando sei stato il più giovane vincitore di un gran premio del moto mondiale, perché avevi 15 anni e 324 giorni, gran premio di Assen nel 98 addirittura. Quindi adesso sono tantissimi anni che corri, però tantissima vita, tanta motivazione. Come è cambiato il senso? Ogni anno è comunque una nuova sfida e quest'anno ritornare in Aprilia per me è stato un po' come riniziare, come il primo anno di nuovo, perché quando torni in una squadra, in un'azienda dove le motivazioni e il pacchetto tecnico è alto, sei stimolato a fare bene, quindi ti senti di nuovo rimesso in gioco. E per me quest'anno è stato un ripartire da zero e
ho la stessa voglia di correre che avevo oltre 15 anni fa, e questo è anche, cioè, è bello per me. Comunque correre ormai fa parte della mia vita e mi piace, in che mi gara che di riposo mi manca, stare a casa e non far nulla mi sembra di buttare via il tempo, quindi ho questa grandissima fortuna che da una passione mi ha fatto proprio uno stile di vita e voglio cercare di ogni giorno di continuare a migliorare. Tra l'altro poi tu fai anche cross e quindi ti alleni poi, no? Con fuori strada o no? Sì, a me piace tutto quello che è una moto, anche appunto mi piace il motocross, giro per l'Europa anche a vedere le gare, quindi faccio enduro, tutti i miei amici comunque sono dell'ambiente delle moto, chi nel fuoristrada, chi nella velocità, quindi nei tempi tra virgolette morti noi ci divertiamo andando in moto. Benissimo, allora per Silvana invece l'inizio in moto è stato un pochino più da grande e poi è iniziato con gli scooter, se non ricordo male. Hai iniziato con gli scooter, raccontaci i tuoi inizi. Il primo anno era il 95 con gli scooter a pedia. Ecco, vedi. Si chiama SE, sì, primo anno quando sono 12 anni e dopo ho fatto 8 anni con la Aprilia, che sono di 5 e dopo le 2,5 GB. Quindi anche per te sono tanti anni che corri e le tue motivazioni sempre molto molto forti. Che cosa è cambiato nel tempo? Sì, ma la moto in generale, no? Che la competizione ancora di più è un in italiano non lo so, un virus che non andava, diventa più forte ogni